che succede? Dov'è Anderson? Dove stiamo andando? Ehi! Ce ne andiamo. Cosa? Che succede? Anderson ci vuole alla cittadella a cercare nuovi alleati. Cazzate, non ci direbbe mai di fuggire. Ha capito la situazione. Senza aiuto questa guerra è già finita. Se è così, lasciami al posto di reclutamento più vicino. Io non me ne vado. Piantala, tenente! Abbiamo capito che non vuoi partire, ma qui non siamo in democrazia. Andremo alla cittadella. Una volta arrivati, potrai prendere una nave e tornare indietro. Comandante! Joker, sei tu? In carne e ossa. Ho una trasmissione d'emergenza per te da parte dell'ammiraglio Hackett. Passamela. Shepard, abbiamo subito gravi perdite. Che sono schiaccianti. Sconfiggerle. I convenzionali. Anderson mi ha già ordinato di chiedere udienza al consiglio sulla cittadella. Innanzitutto dovrei recarti all'avamposto della Sumarte prima di perdere il controllo del sistema. Sì, signore. Stiamo cercando negli archivi con la dottoressa Zoni. L'unico modo per fermare i razziatori. L'unico modo per fermarli. Mi farò vivo presto. Hackett, chiudo. Joker, imposta la rotta per gli archivi di Marte. Marte. Ricevuto. Tutto questo è assurdo. Perché Marte? Cosa crede troveremo lì? Non lo so, ma se servirà a farci vincere la guerra... Preparati a partire. Dei razziatori? Negativo. Ida? La base sembra essere online. È possibile che gli abitanti siano stati evacuati. Lo scopriremo presto. Tieniti pronto, Joker. Non si sa. Ricevuto. Normandy, chiudo. Ci siamo quasi. Ancora nessun contatto dalla base, ma è in arrivo una grossa tempesta. Quando arriverà qui? Tra mezz'ora al massimo. Dopodiché avremo difficoltà a mantenere le comunicazioni con la Normandia. Ricevuto.
Diamine, alla faccia della tempesta. Vista di persona sembra molto più grossa. Su, tenente, non è poi così male. Ciò non significa che non possa ucciderci. Sono più preoccupata per la guerra sulla Terra, o per il fatto che nessuno ci risponda. Mi pare giusto. Sanno che siamo qui. Cerberus qui su Marte? Bella domanda. Non lo sai? Non lavoro più con loro, Ash, se è questo che stai chiedendo. No, ma devi ammettere che è piuttosto fortuito. Attenti! Voglio una risposta chiara, Shepard. A che riguardo? Tu ne sai qualcosa? Cerberus cosa ci fa qui? Perché pensi che io ne conosca i piani? Lavoravi per loro. Aspetti che creda che hai tagliato tutti i ponti. Ci alleammo per sconfiggere i collettori. Tutto qui. Ti hanno ricostruito da zero. Ti hanno dato una nave, delle risorse. Voglio essere chiaro, non ho contatti con Cerberus da quando ho disattivato la base dei collettori. E non so perché siano qui o che cosa vogliano. Dopo il ritorno sulla Terra, il comandante Shepard è rimasto sotto sorveglianza. Non poteva comunicare. Mi spiace, Shepard. È solo che... Non dovrei giustificarmi con te, Ash. Ti prego, fidati di me. Mi fido, è solo che... Calma, tenente. È con noi. Shepard, grazie alla Dea sei vivo. Liara? Mi sono preoccupata leggendo i primi rapporti. Hanno devastato la Terra. Sì. Lasciarla è stata dura. Ashley, mi dispiace. Ma perché siete qui? Ordini di Hackett. Ha detto che tu ci avresti spiegato cosa sta succedendo.
Sì. Alleluia. Finalmente un po' di risposte. Forse. Ho scoperto dei piani per un congegno Protean. Potrebbe annientare i razziatori. Qui, su Marte? Negli archivi Protean, sì. Quest'arma potrebbe essere la nostra unica possibilità per rispedire all'inferno i razziatori. Non è un'arma, non ancora. Sono piani per un congegno. Progetti. È più di quanto avessimo un minuto fa. Come li recuperiamo? Gli archivi sono al termine di quella rotaia. Sempre che Cerberus non l'abbia bloccata. Che cosa vogliono? Già, vogliono proprio catturarti. Vogliono ciò che voglio io. Ciò che vogliono tutti. Ma perché? I Protean hanno quasi sconfitto i razziatori. Avevano un piano per distruggerli, ma non c'è stato tempo. E qualcosa di così potente da distruggere i razziatori? Potrebbe suscitare l'interesse di Cerberus. Quindi è una corsa contro il tempo. Abbiamo compagnia. Lasciamoli venire. Non questa volta, James. Cosa? Torna alla navetta. Se Cerberus arriva agli archivi prima di noi, copri le uscite. Ma... Subito, tenente. Si avvicinano, dobbiamo cercare riparo. Pare che ci abbiano trovato. Non è un problema per chi ha poteri biotici. Servono rinforzi. Quello era lui. Bene, cerchiamo una via per salire. Hanno sabotato l'ascensore. Cerchiamo un'altra via per salire. Questa è una stazione sicura. Come ha fatto Cerberus a entrare? Non saprei. Un attimo prima stavamo ricevendo rapporti sull'invasione dei razziatori. E subito dopo il caos. Inizialmente non ho neanche capito che si trattava di Cerberus. È possibile che lavorino con i razziatori? Ne dubito, ma immagino che tutto sia possibile. Shepard, cerca riparo. Dobbiamo ancora ripulire. Che diavolo sono questi? Dobbiamo accedere al passaggio. I comandi dovrebbero essere qui vicino. Shepard, cerca di trovare un accesso al passaggio. Non riesco a sbloccare i filmati in presa diretta, ma... Ehi, avete visto? Chi è la donna nel video? È la dottoressa Eva Kor. È arrivata circa una settimana fa. Che mi dici? Il passaggio è bloccato.
Va bene, sembra esserci una costruzione qui vicino. Usciremo dal tetto. Da lì potremo cercare una strada. Bene, andiamo. Resista ancora. Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la... Comandante, mi ricevi? A malapena, la tempesta sta causando interferenze. Non dirlo a me. Sono in contatti con la Normandy. Qual è la vostra posizione? Non ho capito. James, puoi ripetere? Questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. Presidente, chiudo. Quali sono gli ordini? C'è una forza dell'alleanza qui nei paraggi. Conoscevi queste persone, Liara? Ne riconosco alcune, ma non posso dire di conoscerle. In quanto uni casari del posto, credo che mi vedessero con un po' di sospetto. Ho trascorso buona parte del mio tempo a fare ricerche da sola, a tradurre. Ancora non... Dobbiamo pressurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati e tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto non appena... Ora sappiamo com'è entrata Cerberus. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione? Dai, Liara. Lo so, non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia. Sei sempre lucido, anche nelle situazioni peggiori. Agire o morire non è una grande scelta, perciò continuo a fare ciò che devo. Molto pratico, ma suppongo tu abbia ragione. Li fermeremo, in un modo o nell'altro. Vorrei avere la tua sicurezza. Bene, la porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene, andiamo.
che ripieghiamo. I protocolli di decontaminazione. Il personale è ancora all'interno. Qui è dove hanno analizzato i vari manufatti dissotterrati. Cosa hanno scoperto? Molto più di quello che potrei descrivere in una conversazione. E hanno scalpito solo la superficie. C'è un sacco di materiale zeppo di dati Protean che non sono mai stati analizzati. Quella è la rotaia. Ci porterà dritti agli archivi. Senza dubbio Cerberus l'avrà bloccata. Speriamo di poterla bypassare dalla stazione di sicurezza. È da questa parte. Attenti! No, ma davvero? È l'unico ingresso. Così sembrerebbe. Lo aggireremo. Restate fuori dalla sua visuale. Andrò per prima. Non lasciate che vi puntino. Maledizione! Maledizione. Tirami fuori di qui. Tieni giù la testa.
le torrette non possono colpirci. Sembra che abbiano raggiunto gli archivi. E sembra che non rimanderanno indietro la vettura. Vuoi bypassarla? Gli archivi operano su una rete diversa, siamo tagliati fuori. Non completamente. E se trovassimo una trasmittente a corto raggio, da casco a casco? E? E li convincessimo che siamo con loro e che le forze dell'Alleanza sono state eliminate? Buona idea, vedi cosa riesci a trovare. Cosa? Il tenente è diventato molto abile. Concordo. Comandante, c'è qualcosa? Che hai scoperto? Ha un trasmettitore nel casco. Se potessi... Oh! Oh, cielo, sembra quasi un mutante. Non proprio. Di sicuro gli hanno fatto qualcosa. Modificato da Cerberus. Sostengono di lottare per l'umanità e poi fanno questo ai loro stessi uomini. Potresti essere tu, Shepard. Per quel che ne so, magari è questo che ti ha fatto Cerberus. Non ho tempo né forza per convincerti a seguirmi. Sono con te, comandante. Volevo solo che sapessi perché sono... Andiamo. Vediamo se riusciamo a richiamare quella rotaia. Salve! Qui è la squadra Delta. C'è qualcuno? Dove diavolo eravate finiti? Non importa, com'è la situazione? Siamo alla stazione della rotaia, in attesa dell'estrazione. Nemici eliminati. Ricevuto. La squadra Echo procederà per occupare la stazione. Se la sono bevuta? In caso contrario, lo scopriranno presto. Mettiamoci in posizione, sul fianco quando scendono dalla vettura. Ottima idea, Tenente. Va bene. Arrivando.
pista sta peggiorando. Sarà bene fare in fretta. Gli archivi sono esattamente dall'altra parte. Quelli e una squadra di truppe di Cerberus incazzate. Shepard. Uomo misterioso. Specie affascinante quella dei Protean. E noi ci permettiamo di sciupare ciò che ci hanno lasciato. L'Alleanza sa dell'esistenza degli archivi da più di 30 anni. E come li ha messi a frutto? Che cosa vuoi? Ciò che ho sempre voluto. I dati in questi manufatti sono la soluzione per sventare la minaccia dei razziatori. Ho visto la tua soluzione, trasformare i tuoi uomini in mostri. Non direi. Sono stati potenziati. Potenziati?
È questo a distinguerci, Shepard. Ciò che tu intendi distruggere, secondo me, può essere controllato. Il potere dei razziatori può essere nostro. Immagina se l'umanità fosse in grado di dominarli. Hai perso la testa. I razziatori ci ammazzeranno se non la smettiamo di combatterci. Non mi aspetto che tu capisca, Shepard. E di sicuro non cerco la tua approvazione. Tu eri uno strumento, un mezzo per raggiungere uno scopo. In questo sei stato un successo. Ma al pari delle reliquie in questo luogo, il tuo tempo è scaduto. Basta chiacchiere, Liara. Non interferire con i miei piani, Shepard. È il mio ultimo avvertimento. Me lo segnerò. Shepard. Che c'è? I dati non sono qui. Li stanno cancellando. Addio, Shepard. Maledizione, come ci sta riuscendo? È una cosa locale, stanno caricando le informazioni. Ehi, allontanati da quel terminale. Subito. Hai dati. È più veloce di quanto sembra. Restiamo vicini, non possiamo perderla. Uccidila! No!
prendi quell'affare. Portiamolo con noi. Shepard, rilevo segnali dei razziatori in orbita. Ashley!